Eccoci, siamo ritornati, buona a sapersi, giovedì 2 novembre. C'è il tumore al colon, del tumore al colon ne parliamo con il professor Antonio Moschetta, che è stato con voi al telefono, ha risposto alle vostre domande. Buongiorno. Ordinario di medicina interna all'Università di Bari e ricercatore AIRC. Lo diciamo sempre, ho anche il microscopio dall'altra parte del cuore, però su di me. Allora, che relazione c'è tra noci e tumore al colon? Abbiamo sentito delle cose, esatto, delle cose bellissime poc'anzi. Noci, così come tanti altri alimenti, hanno un ruolo fondamentale nel prevenire i tumori al colon. I dati sono chiari, mi permetta di dire, non solo noci, ma la dieta mediterranea diminuisce di un 18-20% la incidenza, cioè il numero dei soggetti che si ammalano di questa malattia. Quindi evviva, mangiamo nostro, mangiamo italiano, ma soprattutto mangiamo quello che ci regala la natura e con stagionalità. Esatto. Allora, cosa appunto si deve intendere per tumore al colon? Attenzione, quale parte dell'intestino è colpita? Beh, il tumore al colon colpisce la parte terminale dell'intestino, quella che praticamente, lo vediamo qui, è in rosso, e c'è un colon che sale, un colon ascendente, sì, il trasverso, vedete, il discendente, il sigma, fino al retto. Ecco, tutto questo organo è la localizzazione del tumore del colon retto ed è un locus particolare dell'intestino, dove le feci si formano, e quindi c'è un lato dove le feci sono liquide e un lato dove le feci sono solide. Questo sarà importante quando parleremo di sintomi. Assolutamente. Allora, che cos'è che lo genera il tumore al colon? Prima di parlare di sintomi. Il tumore al colon parte da una mutazione alle cellule e crescono delle lesioni preneoplastiche. Abbiamo la fortuna per il tumore al colon di avere una strada. Prima si formano i polipi e poi questi polipi cominciano a crescere, possono essere di tipi diversi, fino ad invadere la mucosa e poi purtroppo andare in giro. Quindi è una strada che porta via un po' di tempo. Questo tempo viene, a seconda dei casi, prolungato o dimezzato, ma è una strada che ci dà la possibilità di intervenire. Esatto, quindi è molto importante l'attenzione, volevo dire. Molto, noi in questo importante. Ci arriviamo anche ai sintomi. Intanto, ci sono fasce d'età più a rischio, più colpite, e cos'altro può entrare in gioco appunto nell'innesco della malattia? Indubbiamente, iniziamo la fascia d'età più colpita in Italia è quella tra i 60 e i 65 anni. Abbiamo, sono rari, però, sui 40, l'abbiamo sono detto. Sono rari sui 40, bisogna tenere presente una piccola percentuale di tumori di tipo familiare, quindi chi ha un primo familiare con tumore deve cambiare quello che diremo a breve, deve anticipare la capacità di vederlo. E poi ricordiamoci, l'infiammazione dell'intestino, le cosiddette malattie infiammatorie che predispongono a fare tumore, ma quasi sempre si salvano perché fanno gli esami e quindi riescono a diagnosticarlo in tempo. E infine l'alimentazione. E l'alimentazione, nutrizione, stile di vita ed alimentazione. Allora, vediamo quello che appena adesso l'ho detto, lo riassumiamo appunto in questa grafica: tumore al colon, rischi, alimentazione, familiarità, età, l'abbiamo detto, no? Verso i 60 iniziamo a farci visite un po' di più. Beh, dovremmo iniziare, esatto, prima, adesso lo vediamo. Iniziamo prima, malattie croniche intestinali, forse questo l'abbiamo Sono queste malattie infiammatorie che possono predisporre, è vero che possono avere più tumore, ma siccome fanno gli esami di controllo si salvano di più, la mortalità è più bassa. Riconosciamolo, quali sono i sintomi? I sintomi possono essere diversi, ci può essere un sintomo correlato alla perdita di sangue, quindi puoi vedere sangue nelle feci, oppure l'anemia. Poi, a seconda della localizzazione, se il tumore è in quella parte dove le feci sono liquide, i sintomi possono essere zero. Se invece dove le feci sono più solide, si può avere un'alternanza, diarrea, stipsi con presenza di sangue, e questo ci può far pensare alla presenza di tumore. Ecco, quindi possono essere zero, e vediamo subito nella grafica. Nel 95% dei casi nessun sintomo. Esatto, ed professore, è per questo che noi dobbiamo andare sulla popolazione, cioè su quel soggetto che pensa di essere sano. Noi dobbiamo andare a scoprire se lui ha il tumore, quando sta bene, per aiutarlo. E come fare? Rivediamo la grafica: 5% dei casi sangue occulto nelle feci. Cosa significa? Questo significa che noi dobbiamo, dopo l'età dei 45 anni, fare l'esame del sangue occulto, la ricerca del sangue occulto nelle feci, una volta l'anno, cioè prendere un campione di feci, portarlo in farmacia da tre evacuazioni diverse e vedere se c'è il sangue. Quel sangue occulto significa che io non lo vedo, ma l'esame ci dice che c'è. Questo, anche se fosse negativo,
comunque dice che noi dobbiamo fare colonscopia. Cioè, quello che voglio dire, soprattutto a casa, anche se il sangue occulto è negativo, dopo i 50 anni va fatta una colonscopia ogni 10 anni. Mi raccomando, questo è molto importante, perché così si aiuta la diagnostica, ma soprattutto la ricerca, e io nomino sempre l'AIRC, assolutamente, stanno facendo passi da giganti. Allora, con quali esami si intercetta il tumore al colon? Esattamente, l'esame cardine e la colonscopia. Appunto. Che ci dà la possibilità di trovare un piccolo polipo ed eventualmente asportarlo, toglierlo e salvare il paziente dalla evoluzione verso il carcinoma vero e proprio. Come si affronta appunto il tumore al colon? Il tumore al colon oggi, una volta identificato, si affronta con un team multidisciplinare. Ci sono i chirurghi che possono fare le mini sezioni, e oggi la ricerca ci ha dato la possibilità di fare tutto in laparoscopia. Ci possono essere i nuovi protocolli con i farmaci, ma una cosa voglio suggerire e dire: comunque chemioterapia, radioterapia e chirurgia vanno associati allo stato di salute dell'individuo. La ricerca ci ha detto che possiamo vincere se lo stato di salute è ottimale. Per fare questo, alimentazione sana, fare il connubio tra nutrizione, esercizio fisico e chemio e radio, si vince e si vincerà sempre di più. Beh, questa sì, assolutamente una bella notizia, un bel messaggio. Ritorniamo ancora un attimo sulla ricerca, quanto è importante, la ricerca, vogliamo dire. La ricerca è importantissima, pensate che negli anni 90 guarivano a 5 anni il 33% degli italiani, e gli ultimi dati dello scorso anno ci dicono in media 57% di cura. Quindi la ricerca ci ha dato il raddoppio, e noi vogliamo pensare ad arrivare al tumore come una malattia curabile. Aiutiamo la ricerca, 45510, mi raccomando, AIRC è con noi, aiutiamo AIRC. AIRC finanzia 5.000 ricercatori di 110 istituzioni, di cui il 50%, pensate, a meno di 40 anni. Quindi aiutare AIRC significa aiutare noi. Aiutiamo la ricerca, e allora mi raccomando, 45, lo diciamo ancora, 5-1-0. Domani una bella puntata per voi dedicata al latte utile contro l'artrosi del ginocchio. Grazie ad Antonio Moschetta per essere stato con noi. Oggi è il giorno dei defunti, anche quelli che purtroppo mancano prematuramente, però che rimarranno con noi per sempre. Grazie, a domani con buona sapersi.